Arrivederci Francoforte, alla prossima. Ciao Paolini, ciao Paoline, zoom zoom. È domenica mattina, io alle 10 ho il primo treno, sapete che prendendo il regionale in ritorno devo fare i cambi. È finita la mia giornata, ma voi l'avete già vista sabato, domenica, aspettate, domenica sera, se il video avete già visto la mia giornata qua a Francoforte. C'è già tanta gente in giro che parte. È finita, questo è il vlog del martedì sera, raga, staremo di nuovo in compagnia. Adesso poi arrivo a casa intorno tra una cosa e l'altra, penso siano le 4, 3 e mezza 4, e poi vi racconterò un po' la mia settimana che è arrivata, anzi è già iniziata, se voi guardate il vlog ovviamente martedì, la settimana è già iniziata, vi racconterò un po' che cosa farò. E allora ci sentiamo poi a casa, raga. Raghi, sono arrivato a Regestauf e c'è anche il mercato oggi. Lo sapevo perché avevo visto su Facebook, però siccome sono venuto col trenino devo fare la passeggiata fino a casa. Adesso non inquadro dentro il mercatino, però poi vi racconto. Ci sentiamo a casa tra più o meno 15 minuti. Raghi, sto andando a casa, ma giusto ho fatto un salto al mercatino, ma giusto veloce, adesso preferisco passare qua dietro, e siccome c'era il supermercato aperto, quindi quando fanno i mercati della domenica 3 volte all'anno più o meno c'è il supermercato aperto, quindi ho approfittato, ho preso 2 cosine, un latte, insalata, mozzarella, roba così. Ho approfittato, appena l'ho visto aperto mi sono ricordato che c'era, ho detto vado subito, perché soprattutto l'insalata mi serve, che la voglio mangiare oggi. Ebbene, quindi vi faccio questa bella passeggiata, che male non fa, tra ieri e oggi ho camminato tantissimo. E niente, vi rinnovo il saluto e ci sentiamo a casa. La giornata è bellissima, si sfiorano i 20 gradi, ci mette sempre tanto, però una volta che è andata via la nebbia, col grigiore del mattino, guardate qua, bellissimo, c'era tanta gente qua in centro. Sì, non è che fanno, sì, in effetti tantissime cose, quando c'è qualcosina tutti ne approfittano a uscire, poi con sto tempo, mamma mia, bello bello. E io mando un pensiero a chi sta sotto il maltempo, perché ho continuato a vedere le notizie, sempre più regioni coinvolte, gente portata via dall'acqua, città allagate, tutta roba che purtroppo conosciamo, succede sempre più spesso, quindi vi mando un abbraccio, forse, forza, vi mando un po' di cielo azzurro, dai. Ci sono i cigni, raga, pieno di cigni. Che belli. Ah, ci sono i piccolini là, ma dovrei fare un super zoom, vediamo se riesco.
praticamente brutto anatroccolo della fiaba, che poi diventano bellissimi cigni. Eccomi a casa, raga, ciao! Che strano, sono mancato un giorno, ma è già strano, però è bellissimo. Ma che caldo che fa, mamma mia, una bella camminata, ma ci sono 20 gradi, non potete capire la gente che stava andando giù al mercato. Ci sono 20 gradi, è proprio pazzo, guardate qua. Che bella giornata, bello, 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 bello. Pazzo, ma attenzione, negli ultimi anni l'ottobre ha sempre fatto queste bellissime giornate. Allora, sono le 15:30, io cosa faccio? Scappo, letteralmente scappo giù a mettere una lavatrice con tutta la roba, intanto che ho del viaggio, che ho indossato nel viaggio, ma poi ho il cestone qui, l'asciugamani, sto prendo tutto, raga, così faccio entrare un po' d'aria, un po' di sole, perché è stato chiuso ieri e oggi. Ah, guardate qua, incredibile. Apriamo anche il bagno, che mi sembra, no, il bagno l'avevo lasciato un pochino sollevato, quindi scappo subito a fare la lavatrice, mangio qualcosina e poi parliamo un po', dai. Mi sono mancato? Cioè, vabbè, no, ci sono tutti i giorni sui video, però, a casa. Bene, bevo un bicchiere d'acqua e scappo giù a fare la lavatrice, ci sentiamo tra poco, 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 poco. Eccomi qua, allora, sono le 16:15, raga, ho mangiato qualcosa. Che secondo me era già una cena, perché mi sono fatto qualcosa da mangiare. Poi ho la lavatrice. Oddio, che ora era? Fra mezz'ora devo andare a prendere, non ricordo. Fra una mezz'oretta devo andare a prendere la lavatrice. E poi mi sono dato una lavata e mi sono cambiato. Mi sono messo vestito da casa. Ho tirato fuori di nuovo i pantaloncini, raga. E mamma mia, tutto aperto. Bellissimo, però devo dire, non è un lamento, è solo strano. Poi, a grande richiesta, torna al video agenda, raga, adesso io mi metto lì al tavolino, giro il video per domani, per domani, che voi, ecco, mi sto confondendo perché è domenica oggi ovviamente per me, e sto preparando anche la premiere che a voi avete già visto tutto, la premiere che abbiamo fatto insieme del video di Francoforte. E sto preparando il video agenda che mi avete richiesto, io non pensavo che vi sarebbe mancato, ce l'ho fatta, perché mi avete scritto, Paolo, ma il video agenda non l'hai fatto, dov'è? E quindi sono rimasto stupito e lo faccio, quindi ce la faccio, perfetto, siamo in perfetti orario. Oh ragazzi, è ricominciata la routine, finita la vacanza, diciamo vacanza per dire, è finito il mio giorno libero e si ricomincia la routine. Quindi, giro il video agenda, ho già un'idea di come farla. E niente, vi ringrazio perché mi continuate a dare consigli per il salottino, raga, gli spazi sono quelli, io faccio così, io prendo e metto da parte, voi continuate a consigliarmi, io prendo i consigli e li metto da parte. Perché la casa è piccola, è quel che è, la roba è quella, quindi gira, rigira, cercherò di sistemare in qualche modo, anche grazie ai vostri consigli. Bene, allora, scusate, quindi vado a girare il video agenda e ci aggiorniamo. Mi mando un bacio. Eccomi tornato, raga. Allora, sono le 18 spaccate, sembra fatta apposta, sono le 18 in punto, io... ho fatto il mondo, vabbè il mondo, Paolino, esagerato, sei sempre che fai le cose più grosse di quelle che sono. Allora, ho steso la roba, ho girato il video dell'agenda Plan With Me che avete visto, poi ho cucinato, ho mangiato, mi sono bevuto anche il caffè, ho preparato lo zaino per domani, devo solo preparare il tavolo per la colazione, ma è presto, cioè vabbè, posso prepararlo lo stesso. Quando dico preparo il tavolo della colazione, cosa faccio? Io metto i tovaglioli, tutte le pastiglie pronte, metto la ciarda del caffè, i due cucchiaini sul tavolo e basta questo. E così è già, è la tazza ovviamente, la tazza vuota. Quindi domani come mi alzo alle 4 è già tutto pronto.
E il bicchiere, ovviamente, e anche l'acqua, perché non amo l'acqua fredda al mattino appena mi alzo, quindi metto la bottiglia dell'acqua anche sul tavolo a temperatura ambiente. Ecco, questo è quando dico che preparo il tavolo per la colazione. E appunto lo zaino è pronto. Ecco, devo preparare solo la roba sul letto per vestirmi domani, la roba della settimana da lavoro, i jeans, la magliettina, mutande, calze e la canottiera le preparo già sul letto. Adesso faccio tutte e due le cose. E poi, dopo tutto questo, devo lavare i due piattini del cucinato e avevo ancora le tazze di colazione da quando, di ieri mattina quando sono partito per Francoforte. E poi ho finito. Tutto qua. Adesso non fa più caldo, raga. Sono le 6, ci sta già facendo buio. Ho chiuso tutte le finestre perché c'è freddo. Sta calando velocemente la temperatura. E quindi, soddisfazioni. Ma dopo tutte queste cose che farò ancora, ci vorrà una mezz'oretta, mi butto sul divano e aspetto poi la premiere che voi avete visto del vlog di Francoforte. Ci abbiamo fatto la premiere, ci siamo fatti la premiere. E non vi ho fatto vedere che cosa ho comprato da netto, vi ho accennato qualcosa ma non ve l'ho detto. Ho comprato. Allora, eccomi qua. Ho comprato la frutta che vi ho detto, l'avete visto nel video agenda che. Ogni spuntino ho messo la frutta secca devo comprarla come vedete vuoto, devo comprare la frutta secca e poi ho comprato il pane, questa fettina, aspettate, vedete la roba stesa, raga, ho comprato il pane a fettine, questo qua, questo, e formaggio a fette e prosciutto, perché praticamente, ah, qua c'è un altro pacco di biscotti che sono quelli due che mi ha mandato mia mamma, uno lo devo portarlo a Vanessa, in family, quando lo incontrerò in Italia, quando vado a Milano, poi vi racconterò, gli devo consegnare i biscotti assolutamente perché sono per lei, per loro, anzi, mi raccomando Vanessa, dividi con la famiglia, fatemi chiudere il frigo. Ah, ho preso un latte e poi cosa ho comprato? Niente da netto, queste cose qua. Solo questo. Perché nel video agenda vi ho detto le cose che ho comprato, la frutta che vi ho fatto vedere nel vlog, ma in realtà non ve l'avevo fatta ancora vedere, adesso ve l'ho fatta vedere. Quindi vado a finire le cosine che ho appena elencato poco fa e raga, siamo tornati alla solita vita. Va bene, si stava meglio liberi. Da pensieri, in hotel che ti puliscono la camera, che a me no, perché ci sono stato una notte sola, ci cioè, se l'hanno pulita, ma non per me, per i prossimi ospiti. Però avete capito cosa intendo, no? Senza guardare l'orologio, oddio, che ora è? Devo andare a lavorare, devo scappare, ho un impegno. Si stava bene, sono state 24 ore belle. Sapete cosa mi mancherà della camera, dell'albergo? Non tanto il letto, perché nonostante fosse comodissimo, il mio è cioè, imbattibile, ma il soffione, la cornetta, chiama la cornetta, il soffione della doccia, perché era bellissimo, un getto potente, poi enorme, era grosso più della mia testa, era bellissimo. Quello mi manca, perché io ce l'ho piccolino, non ridete, ce l'ho piccolino il soffione della doccia, quindi niente. Sì, il mio letto è imbattibile, vi ho detto quanto ci tengo. È veramente comodo, poi magari un giorno lo proverete. Oddio, nel senso, ma Paolo, mamma mia, ci sentiamo dopo. Ma cosa ho detto? Ci sentiamo dopo, ci sentiamo dopo. Raghi, sono qua nel divano un po' rilassato, guardando ovviamente un po' di YouTube, un po' di giro di video. E una curiosità, ieri è uscito questo video di quel Fabiano Cota che vi ho parlato tante volte, che fa video sulla Germania, però mostra tutto il lato negativo della Germania, cioè il lato negativo, tutte le situazioni più che non vanno, ecco, della Germania, molto molto critico, mostra solo quello però. Bisognerebbe parlare di tutte e due le cose, ma vabbè, ognuno sceglie quello che vuole. Insomma, non so se ieri sera anche lui era a Francoforte, questo video è uscito ieri e lui ha detto. Vi faccio vedere sabato sera Francoforte, zona stazione, che cosa c'è? Niente di nuovo, ve l'ho detto anch'io nel video. E siccome ho usato degrado e disagio a Francoforte, che ci sta tutto, perché quelle zone, ve l'ho detto nel vlog, sono così, ci sono passato dritto.
praticamente ho usato, volevo anche spiegarvi perché ho usato anch'io il titolo Disagio e Disagio, no, allora, il mio titolo del blog era, mi sto impicciando con la lingua, il mio titolo del blog era Una giornata a Francoforte, Disagio e bellissimo centro storico, ok, eccetera, eccetera. Ho messo la parola disagio perché più che pericolosa, perché l'ho già detto anche questo, le città, quale città non è pericolosa? Infatti sotto questo video gli hanno commentato, sei mai stato a Parigi? Ah, mi sta chiamando mia mamma, un attimo. Ok, mi ha chiamato mia mamma, ovviamente, precedenza su tutto. Devo ricollegarmi a quello che dicevo prima, dato mi sono alzato dal divano, come potete vedere. Perché volevo concludere questo vlog sul disagio di Francoforte. Allora, gli hanno scritto sotto questo video, ma non sei mai stato a Roma Termini, non sei mai stato a Milano Centrale o altre zone di Milano, non hanno scritto. In effetti, cosa vi ho detto io? Quale città non è pericolosa, soprattutto le stazioni e molte zone delle città? Certo, magari Francoforte non è. Ma sono tutte uguali, ci sto pensando anche in altre città che sono andato, così grosse. Più o meno siamo così. Lì è concentrata la gente più. Come si può dire? Perché YouTube con certe parole non va d'accordo, che fanno uso di certe sostanze, raga. Infatti, volevo dirvi, pericolosa, sì, ma se passate lì voi, è un disagio perché vedete questa povera gente buttata per terra. Questi non è pericoloso perché non hanno neanche la forza di tirare su un braccio, figurate se succede qualcosa. Sono talmente pieni di quelle cose che prendono e li vedi proprio lì che consumano tutto. Perché qua tendono a lasciare queste persone in certe zone delle città. Non so come spiegarlo, è molto molto difficile, è un discorso molto forte, molto, molto complicato. Insomma, lui è andato lì, ha mostrato queste zone, io le conosco perché ci sono passato, e quindi è solo quel pezzo della stazione, poi comincia il centro città, insomma. E tendono molto a lasciarli lì. E quindi sono allo sbando più completo in queste strade. E appunto il disagio è questo, proprio nel vederle, che ti senti proprio male, ma non è pericoloso, non è pericoloso, raga. E niente, volevo concludere questo discorso molto molto difficile da fare, quindi, ma è per farvi capire anche perché ho messo la parola disagio in nel mio blog, ecco. E per caso lui, non so se era proprio quel sabato sera che c'ero io, non lo so, non l'ho incontrato, ma l'avrei fermato, se lo riconoscevo l'avrei fermato per parlare, ma non so se era questo, se era ieri, magari il video l'ha girato 2 o 3 sabati fa, insomma, l'ha messo ieri, insomma. Ecco, va bene, concludiamo sta cosa, comunque non spaventatevi, se volete andare a Francoforte è bellissima lo stesso, il centro è bello. È come tutte le città del mondo, ecco, praticamente anche Monaco, che non è una città bella, elegante, molto più bella di Francoforte. Monaco è più bella, più elegante, anche più ricca, quindi ci sono persone diverse. Però anche a Monaco c'è la zona sempre intorno alla stazione, non così, non proprio così, devo dire. Lì veramente, lì le devo dare ragione a lui, è un pochino più intensa la situazione, più triste, più. Si può dire squallida anche, un po' di disagio, ecco, disagiata, ecco, degradata, ecco, usiamo tutti gli aggettivi. Monaco, la zona di Monaco non è proprio come quella, quella è proprio l'estremo, forse non l'ho mai vista da nessuna parte, neanche a Berlino, forse. E va bene, dai, volevo concludere questa cosa, adesso continuiamo il vlog, riprendiamoci, io continuo a vedermi altri video, ho messo solo questo per farvelo vedere a voi, e niente, continuo. A dopo. Buongiorno. È lunedì, nuova settimana, si vede dal mio viso. Nuova settimana, laca, laca. Sono quasi pronto per andare a lavorare si vede che sono tanto, tanto entusiasta. Bene, allora, che si dice? Che se fa? Settimana di mattina ormai lo sapete più di me, quindi sono quasi le 5 del mattino
Oggi mi tocca fare banco della carne. Dopo tanto tempo, devo dire, quindi va bene. Oggi è lunedì e la gente sarà affamata perché lunedì è un giorno in cui si lavoricchia, anche perché abbiamo le offerte del lunedì, quindi l'hanno fatta apposta. Quindi, ma ci sarà un bel movimento e passerà veloce, lo so, ce la faremo. Sì, il bello del turno di mattina è che c'è pomeriggi liberi, ovviamente, ed è bello uscire alle 2, l'ho detto tante volte, è una cosa piacevole. La sveglia presto, tanto, bene o male, raga, mi sveglio sempre, più o meno. Così, non sempre alle 4 di mattina, però alle 5, alle 6 comincio a aprire gli occhi, poi mi certo mi rigiro, mi riaddormento fino alle 8, questo sì, però tanto bisogna alzarsi, così. Non so cosa sto dicendo, raga. Ci sentiamo. Ci sentiamo in passeggiata, magari, dai. Forza, buona settimana a tutti. Che quando uscirà questo video è già martedì sera, quindi sarà già mercoledì. Ecco, io sono libero. Sapete cosa farò? L'avete visto dal Plan With Me. Se vi siete persi il video dell'agenda, non sapete cosa farò questa settimana. C'è freddissimo, raga, devo dire la verità. Un pochino di nebbia alta c'è. Sono 12 gradi, pensavo peggio. Che silenzio. Sentono solo i miei passi. Cercando una motivazione. Devo essere motivato. Sono messo anche il mio cappuccio. Va bene, dai, ci vediamo alle 2. Alle 2, ragazzi, ci sentiamo dopo. Ho finito, raga. Sono le 14:08. Tutto bene, guardate che bella giornata di sole. No, oggi è proprio grigio e freddo, tipico autunno. Infatti, di solito quando esco sento un po' differenza di temperatura, anche se sembra un po' più alta del supermercato del nostro reparto frigorifero. Invece, adesso uscendo sento più freddo, quindi è segno che è arrivato il momento di coprirsi, insomma. Bene, arrivo a casa, mangio che sto morendo di fame, ho sullo stomaco una mela e un kiwi e poi chiacchieriamo in questo lunedì pomeriggio di relax. Il lavoro è stato abbastanza tranquillo, pensavo di dover fare il banco della carne, invece ho visto il macellaio e ho detto ah che bello ci sei tu oggi, quindi mi sono fatto il banco salumi e formaggi, l'ho fatto bellissimo, modestamente, infatti è rimasta la capo reparto, ho detto che bello, bravo Paolo. E nulla, allora ci sentiamo dopo, qua c'è traffico.
raghi, avete visto il tempo che c'era 15 minuti fa quando ho preso il pullman? Sono arrivato qui e praticamente c'è un sole pazzesco, e c'è quasi caldo. E mia mamma mi prendeva in giro perché mi ha detto: e com'è il tempo a Regensburg? E tu, era brutto, freddo, grigio. Ma qua sta uscendo il sole. E ho detto: no, qui mi sembra impossibile. Insomma, arrivato qua a casa, guardate, c'è da mettersi in maglietta, ci sono 18 gradi. Vabbè, meglio così, sarà un bellissimo pomeriggio, sono contento. Un po' di luce e calor. Però veramente strano, eh? Qua di solito è così, giornate nebbiose, ci mette un po', ma verso le 2 di pomeriggio, le 3 soprattutto, dalle 3 in poi diventa bellissimo. E vabbè, come è successo ieri d'altronde. Allora vi rimando di nuovo il saluto da casa. C'ho fame! Eccomi! Raga, sono le 15.40. Ogni volta che dico l'ora mi viene da ridere, non so perché. Quindi, ho già mangiato, ora sto meglio. Stavo per svenire, raga, veramente. Se non avrei mangiato qualcosa, crollavo. E ho bevuto già il caffeuzzo, ho tutto aperto a casa perché, come vedete dalla luce, è bellissimo. Adesso mi metto subito, prima dell'abbiocco, a lavare i piatti, perché sennò non ce la fo. Scusate, c'ho un po' di tossina, ma niente di che, tranquilli, tranquilli. Allora, domani è martedì. Che dici, Paolino? Oggi è lunedì, sì, domani è già martedì, poi volevo dire che mercoledì sono libero. Avete visto dal Play With Me che cosa succederà? Intanto domani, adesso mi devo fare una lista della spesa, perché domani, come esco dal lavoro, mi fermo ad Aldi, o Netto, vediamo, e faccio la spesa, raga. Mi devo scrivere un bigliettino, assolutamente, con... E dove ho messo il libricino? Qua. Anzi, no, sapete cosa uso? Quello che mi ha regalato... Questo mi ha regalato Antonietta, dove ci sono, aspettate, perché tutto vi faccio tutto insieme a voi. Allora, ok, ti avevo già detto, vedete, il caffè l'ho bevuto, c'è anche la roba lì, mi sa che è già anche quasi asciutta. Avevo detto che li utilizzavo. Questi, dove vado? Questi qua, per la spesa, quindi mi scrivo qua quello che devo comprare, tipo, non so come tenere il telefono, tipo i latticini, quelli per il caffè ovviamente, ancora insalata perché... Lo yogurt, perché l'insalata va sempre mangiata insalata. Yogurt, poi c'era qualcos'altro, ma man mano che li trovo, che mi ricordo cosa devo comprare, lo scrivo. C'era anche un'altra cosa che avevo appena visto. Ah, le noccioline, cavolo, ragazzi, la frutta secca. Ecco, quindi utilizzerò la checklist per la mia lista della spesa, molto carina. Bene, guardate che stupendo fuori. Cioè, che ve devo dire? Che ve lo dico a fa? Tra l'altro, il gruppo di Facebook del mio canale, sì, il gruppo di Facebook del mio canale, ho detto, raga. Si vede che mi sono svegliato alle 4 di mattina. Il gruppo di Facebook di Regenstauf, che ce ne sono tanti, però uno di quelli ufficiali, diciamo, ha condiviso una mia foto, quella lì della, che ho messo su Instagram, dei bei colori degli alberi sul viale dove c'è il cane malefico. Ha condiviso la mia foto, che bello. L'ho vista adesso. Si vede che gli è piaciuta quella foto con gli alberi tutti gialli e le foglie lungo il marciapiede, molto bella. Me l'ha condivisa adesso, l'ho vista nel gruppo. Volevo dire gruppo di Facebook, non del mio canale, della città. Ecco. Va bene, ci sentiamo dopo, va?
Bene, è passata ancora una mezz'oretta, sono le 4 e un quarto, ho pulito tutta la cucina, guardate qua, aspettate se riesco a inquadrarvela, non so cosa state vedendo, ma è tutto pulito, ho pulito anche il pavimento, Swiffer, prima quello per la polvere, poi quello umido, si sta benissimo, sono in magliette e pantaloncini, troppo strano raga, bello bello. La roba nello stendino è quasi asciutta, adesso la lascio ancora lì un pochino, mi metto finalmente, è meritato, un po' mi butto nel divano, mi guardo qualcosa in televisione e ci godiamo questo pomeriggio. La lista della spesa è un pochino aumentata. Oh no! Mi è rimasta la tazza del caffè, mannaggia! vabbè, non fa niente, la laverò poi dopo. E quindi ci sentiamo tra poco, raga. Il sole tramonta presto, raga, in questo mese di ottobre. Eccolo qua, che bello però. Praticamente sono le 18 e... Manca poco alle 18, raga. C'ho la mano di fronte alla fotocamera, ma voi la vedete? E quando tramonta il sole, il freddo precipita, cioè la temperatura precipita. Infatti ho chiuso le finestre perché sennò me muoio. Dal caldissimo pantaloncino al maglione di Giorgio Armani. Che così, mi è uscita così Giorgio Armani, non so perché. Sono più pazzo del solito, sarà lunedì, sarà, non lo so. Raga, è uscito il Play With Me, ce l'ho fatta. Però dai, dai, dovete andare a vederlo di più perché sta crescendo poco, quindi me l'avete chiesto, fatelo salire che YouTube mi dice i tuoi spettatori guardano molto meno questo video, quindi fate salire questo Play With Me, mettete like almeno. A parte questo, sono qui alle prese con la roba dallo stendino che è un po' mezza, qualcosa è asciutto, qualcosa no, quindi però almeno me ne libero un po'. Poi, a parte da grattarmi il naso, raga, sta arrivando un cambiamento. Che cosa? Nulla. Volevo spostare gli animaletti dalla dietro, metterli di nuovo a fianco della libreria. Mi devo ricordare libreria e non scrivania. Quindi devo spostarli adesso lì. Però poi lì mi rimane lo spazio. Cosa devo fare? Spostare la TV un pochino più in là? Adesso vedo, non ho voglia di fare ancora cambiamenti. Però gli animali lì sì, l'avevo buttati, in realtà li ho buttati lì così, ho detto li spingo là e poi vediamo. In effetti hanno poco senso, quindi li rimetto a fianco alla libreria e poi vi faccio vedere, ma solo questo faccio. Poi basta. Io ho fatto un pisolino molto pisolante, molto rilassante. E continuo, la lista della spesa aumenta sempre di più, raga, mi sa che mi tocca farvi un video, su che non vi so che siete contenti, vostra spesa Aldi, può essere. Adesso vediamo, apro tutti i mensoli, i pensili, i cassetti che ho per vedere se mi manca qualcosa. E ho di nuovo, ecco, di nuovo la mano su davanti alla telecamera. Bene, quindi vi aggiorno, eh. Ho messo il telefono al contrario, come si stacca così? Allora, raga, vi faccio semplicemente vedere che ho praticamente tolto gli animali da lì e sì, mi rimangono le piante lì per terra adesso. C'è sempre un problemino. E però potrei rimettere il tavolino nero, che però il tavolino nero mi serve là sotto per appoggiare le cosine. Quindi devo comprare a fare altri acquisti per una rialzata per quelle piante. Perché sennò quell'angolino mi viene un po' così morto. Comunque gli animali sono tornati qui e ci stanno molto meglio, insomma. Ecco, li lascio qua, quindi rimarranno lì. È finita. E per qua devo vedere per le piante, devo poi comprare qualcosa per sollevarle, insomma. Adesso rimangono così, pazienza e niente, però sono contento di aver rimesso gli animaletti lì. Volete vedere il tempo? Che ci sono 14 gradi. Anche se la sensazione di freddo io secondo me è più alta, però prossimi giorni faccio una carrellata 14, 13, 13, 12, 12, 12. Non rimane così freddo, raga. Ecco, sono contento di aver messo gli animali lì, però adesso mi rimane questa cosa delle piante un po' nascoste. Purtroppo la casa è piccola, raga. Bisogna un po' adattarsi, devo trovare qualche soluzione adesso, la troverò, la troverò. C'è molta, molta, molta curiosità riguardo. Sto cercando qualcosa su YouTube, raga.
Vediamo che cosa c'è. Sempre, a volte escono pochi video, a volte tutti insieme, anzi. Vele di Scampia. Ah, questo è interessante. Questa è della Rai, credo. Sì. Parla delle vele di Scampia. Voglio vederlo. Noi sappiamo che quartiere è. Bene. Mentre lo spettacolo dalla finestra è questo. Una luce spettacolare. Ciao raga! Allora, non vi ho abbandonati. Voi direte, ma Paolo ci hai parlato un secondo fa. Lo so. La transizione dura un secondo, ma sono le 9 di sera. Quindi quanto sono passate? 3 ore più o meno. Io stavo andando, sono le 9, sì. Stavo andando a lavarmi i denti. E poi me ne vado a letto, ovviamente non dormo ancora, guardo qualche video su YouTube che ho già visto, che dovevo vedere. Allora, dicevo perché mi si è staccata la registrazione che stavo per andare a letto, ma però prima mi lavo i denti e poi mi sono ricordato che dovevo preparare il tavolo della colazione. Io la preparo così, tazza, già la cialda, i 2 cucchiaini, 2 perché mi servono per schiacciare le pastiglie, il bicchiere. L'altra è la vitamina D, questo mi serve per tritare la pastiglia dello zucchero, del diabete. E poi questo fazzoletto lo tengo aperto così perché ci metto le fette biscottate. E poi devo mettere ancora l'acqua, quindi ci metto l'acqua, aspettate. No, ma riempio, ce l'ho qua, riempio un'altra bottiglia, perché la mattina non la voglio fredda, però queste sono quelle che devo prendere stasera. Ce l'ho l'acqua in frigo, però quella la tengo per quando arrivo a casa domani. Invece per la mattina la voglio a temperatura ambiente, quindi mi riempio questa e me la metto anche sul tavolo. Praticamente mi tengo anche l'acqua pronta così. Ecco, questa è la tavola del mattino già pronta. Poi ovviamente la marmellata e il latte non posso tirarlo fuori la sera, ma non è un problema. C'ho lo zaino qui che poi ci infilerò le cosine che mi servono, la borraccia. E domani vediamo nell'agenda cosa mi devo portare. Oggi mi sono portato la frutta. Nella pausa del lavoro mi sa che avevo il pane e formaggio. Vediamo. Sì, lunedì la frutta, domani è martedì, pane e formaggio, perfetto. Poi vabbè, mercoledì sono libero, sapete che vado con i miei amici, eccetera, eccetera. Se ve lo siete perso, video playing with me è già online. Allora vi saluto. Adesso mi prendo queste pastigliette di vitamine, vado a letto e ci sentiamo noi domani mattina. Un bacio, domani mattina alle 4. C'è l'ambulanza dai vicini, raga. Ma lì succede sempre qualcosa. Me lo ricordate, mamma mia. Cioè, ogni 2 per 3 c'è l'ambulanza o la polizia in questa casa. Meglio che non mi vedano che filmo, non lo so. Magari qualcuno che sta poco bene, cioè sicuramente qualcuno che sta poco bene, ma spero che non sia successo niente di grave, va bene. Vi mando un bacio, raga, ci sentiamo domani mattina. Ciao, ciao, ciao. Sono le 4:15. Ho fatto colazione e mi sono rinfilato un po' nel letto. Calcalduccio. Niente, mi sto guardando un po' di notifiche. Mi leggo un po' di notifiche sul telefono, messaggini vostri. Mando i buongiorno. Poi mi alzo. Preparo lo zaino, il sandwich per la pausetta e c'è, sì. Bene, tra poco vi chiacchieriamo. Mi devo ancora riprendere dalla sveglia. Wee, ragazzi, oggi abbiamo una nuova collega al lavoro. Arriva al mezzogiorno, no, all'una. All'una, sì, comincia all'una. Alla chiusura lei, quindi io vado via alle 2, la vedrò per un'ora, vedremo come sarà. Sarà brava, intendo, non fisicamente.
Vi racconterò poi il pomeriggio. Giusto il tempo di salutarvi, buongiorno di nuovo, tre minuti esco, quindi sono quasi pronto, devo solo mettere la maglietta del lavoro. Oh, mi sono fatto la doccia e mi sono messo questa, no? Va bene, va bene. E quindi vado, 3 minuti esco e ci vediamo in passeggiata. Dovrebbe essere nebbioso, non mi sono ancora affacciato alla finestra, non ho ancora coraggio. Cioè, non voglio ancora vedere fuori. Lo vedremo live tra pochissimo. Eccoci qua in questa atmosfera un po' fiabesca, romantica, un po' horror. Andiamo a lavorare. Ah, domani mi sveglierò un po' più tardi, alle 8, perché alle 9 ho l'autobus e poi mi incontro direttamente a Regensburg con i miei amici. E faremo una bella giornata insieme. Oggi abbiamo l'inventario al lavoro, questa volta di solito faccio la chiusura quando c'è l'inventario, invece oggi mi capita il mattino, quindi c'è sempre da contare, pesare, scrivere. Ma siamo in 4 stamattina, quindi andrà tutto bene. Eh sì, purtroppo una volta al mese, l'ultimo o il penultimo martedì del mese, in realtà è l'ultimo, ma siccome settimana prossima c'è il festivo di mezzo e lavoreremo da matti, infatti non ho libero. Cioè, libero soltanto il venerdì, che è festivo ovviamente, il 1° del novembre, perché lavoreremo da matti, appunto. Voi immaginate cosa ci sarà giovedì prima del festivo e cosa ci sarà sabato giorno dopo. Cioè, siamo già pronti. Comunque entro sempre all'1 a lavorare settimana prossima, perché appunto non avendo il libero faccio ore in più e quindi mi accorciano la giornata di un'ora. Invece di entrare alle 12, entro alle 13. Ecco, ma questa è un'altra storia. Siamo ancora in questa settimana, Paolino. E goditela con le mattine. Guardate che nebbione, no, dai, una foschia. Io c'ho il mio cappuccio perché ci sono 8 gradi. Le foglie sono sempre di più per terra. C'è lo strato proprio biondo. Da voi come va? Ha smesso di piovere? Speriamo. Vi mando un bacio, dai. Ci sentiamo quando esco, poi andiamo a fare la spesa insieme. E niente, a tra pochissimo. E sono ancora qua. No, volevo dire, quasi quasi servivano i guanti stamattina. C'ho le mani ghiacciate. Va bene, dai, sono arrivato all'incrocio. Si vede però la strada e non è questa nebbia che proprio blocca la... A meno... Forse laggiù, ad esempio, il parcheggio di Aldi quasi non si vede, insomma, è abbastanza fitta. Raghi, finito per oggi. Sto andando a Netto, al supermercato. Non vado ad Aldi perché a Netto devo comprare una cosa che non trovo ad Aldi, quindi per non fare 1000 giri compro direttamente qua. Sono le 14.40 più o meno, sì, 45. Faccio la spesa, poi quando arrivo a casa vi mostro. Se non ho comprato tanta roba ve la faccio vedere in questo vlog, se no lo faccio a parte, ma non lo so, vediamo un poco. E nulla, ci vediamo tra poco. Il lavoro vi dico che è andato bene, abbiamo fatto una buona parte dell'inventario, poi i colleghi stasera finiranno, vediamo che offerta c'è. Super pizza, Super Boy pizza, interessanti.
3,33 euro. Vediamo un po'. I vasa 1,49 non me li prendo, raga. No, 1,40. Ah, ma con l'app però. Se no costa 1,79. Beh, comunque buon prezzo. Vediamo un po'. C'ho la lista. Queste pizze non mi piacciono tanto. Non sono pizze. Molto più buona quella, secondo me. Beh, andiamo a vedere. Ciao, sono a casa, raga. Sono le 3:30. E urge video spesa. Ho dei bustoni pienissimi qua, guardate. Quindi ho 4 buste piene, quindi urge video spesa. Allora, lo giro che voi vedrete domani sera. Mi raccomando, domani sera alle 21 vi aspetto con lo svuota spesa fatto da Netto questa volta. E vi farò vedere che cosa ho comprato. Intanto vado a mettere a posto, prima faccio la vuota la spesa, metto a posto la roba, mi metto qualcosa sotto i denti e poi ci sentiamo dopo. Raghi, ce l'ho fatta. Magnato, fatto video spesa, messo a posto la spesa, sistemato due cosine, sono le 5 meno un quarto. Io posso da adesso in poi godermi il rilassamento perché domani non lavoro, lo sapete, quindi questa lunga serata. Il tempo è pazzo, eh. Sono uscito dal lavoro un po' come ieri, tutto grigio e freddo. Poi, tornando alla spesa, è uscito il sole, un caldo pazzesco. Adesso che ho aperto la finestra, come vedete è già buio praticamente, sono le 5 meno un quarto, è già tornato tutto grigio. Scende già la nebbia praticamente, si vede dalla collinetta e c'è un freddo cane. Io non ho parole. In qualche ora abbiamo fatto 20 stagioni. Altro che pizza a 4 stagioni. Oppure chi era che cantava? Ah, sempre le 4 stagioni di Vittorio Sgarbi, di Mario Verdi. Come si chiamava il cantante lì? Il Vivaldi. Mamma mia, che ignorante, Paolino, che ignorante che sei. Allora, sono fatto, nel senso che sono cotto. Mi butto sul divano e non ancora, non scappate perché vi devo ancora dire qualcosina. Una collaborazione che io ho il cuore che batte perché non pensavo che mai questa cosa, voleva collaborare con me. Cioè, adesso ve la racconto, state lì. Ciao raghi. Allora, ho fatto un bel riposino, sono le 6, mi sono svegliato adesso praticamente. Tra l'altro è come l'orario di ieri, anche ieri alle 6 mi sono più o meno svegliato, forse un poco prima, comunque sto bene. Come vi dicevo, le 4 stagioni di prima, sento che sta piovendo, pure quello, abbiamo avuto un bel colpo di pioggia, ma sento ancora che piove, forse sentite anche voi. Niente, adesso vi devo raccontare questa super collaborazione che non vedo l'ora di ricevere. Beh, in effetti, che tempaccio, raga. Piova, piova, ma ci voleva, era da un po' che non pioveva, pulisce l'aria. Raga, funziona, non riuscivo a farlo partire, ma poi ce l'ho fatta. Essere contenti per un ferro da stiro, guardate come stira bene, col suo super vapore, anche troppo. Infatti qua mi è calata tutta l'acqua, perché avevo sbagliato qualcosa. Ah, che bello, adesso è già finito, gli ho dato l'ultimo colpo. Adesso lo metto qui, funziona. Ecco qua, pantaloni stirati, adesso mi stiro le altre cosine. La maglietta per domani e tutte le cose. Funziona benissimo, finalmente, non devo impazzire a stirare. Là, l'altro, raga, adesso ve lo racconto. E poi vi racconto finalmente questa collaborazione. L'ho messo su Temu, ma Temu mi ha bloccato l'annuncio perché... Non lo so perché in realtà. Perché non si può vendere ferri da stiri, ma perché allora me l'ha fatto mettere, c'era la categoria, comunque mi ha tolto l'annuncio, quindi mi devo spostare su eBay annunci o sul marketplace di Facebook, poi vi farò sapere. Guardate qua, raga, quanta roba c'è da stirare, però ci sto prendendo gusto, è perfetto questo roventa, ci avevate ragione, quindi mi metto a stirare, tanto è presto, raga, sono le 7:50, ho già cenato, ho fatto tutto, mi metto lì, ho la finestra ancora aperta perché
L'ho dimenticata, ma perché non c'è freddissimo, nonostante piove. Sto guardando dei robottini della cucina perché ho intenzione di comprarne uno. Prossimo mese arriva la 14ª, quindi a parte comprare gli occhiali, anche un robottino ci sta. Non voglio spendere 2000 euro dai bimbi, ma questi qua secondo me sono perfetti. Adesso poi vi faccio sapere se ne trovo qualcuno. Sono a buon punto, raga, guardate. Mi è rimasta proprio poca roba, sono un paio di magliette, ho già stirato tanto, i jeans li ho già piegati e messi a posto. Volevo farvi vedere i regali di mio fratello, che vi ho detto che avevo paura che mi guardava i video, ma speriamo che che perché non lo guardi. Questo è un buono Amazon, in questa bellissima scatolina di latta. Poi gli ho preso la cartolina, abbastanza semplice, però che suona. Ok, e poi questa bella tazza della Vespa, perché lui ama la Vespa originale. Adesso vi faccio vedere se riesco ad aprirla, aspettate, eccola qui. Questa era molto bella, una tazza con tutte le Vespe che a lui piace tanto, mi ha appassionato. Ne ha presa anche una bella antica, diciamo vintage. E questo è. Adesso spero che lui non guardi questo video, ma perché siccome esce stasera, lui compleanno giovedì, non credo proprio. E vi racconto la collaborazione, ci salutiamo perché io sto stirando, sì, passo veloce il tempo, sono le 8:15 e stasera deve uscire il vlog, quindi devo editarlo. Allora, eccomi qua raga, cosa vi dovevo raccontare? Oggi ero in pausa al lavoro, mi arriva un'email molto particolare di una collaborazione, e voi sapete che cosa è successo con un'email di collaborazione all'inizio di questo anno, no? Quindi io ancora terrorizzato, timoroso di aprire email, di cliccare link, di aprire file da queste email di collaborazione, mi sono molto molto spaventato, raga. E sono stato coi piedi di piombo, dopo 15 minuti sono riuscito a capire che era un'email vera, di una vera collaborazione, perché lo sapete da chi veniva questa collaborazione? Da Temu, almeno da chi collabora con Temu, insomma. Mi sono spaventato tanto, ho detto oddio, che succederà adesso? Perdo di nuovo il canale? Allora ho risposto alle prime due email, poi alla terza mi hanno mandato un link da aprire. Ho fatto tutto coi piedi di piombo, alla fine era una collaborazione vera, mi hanno dato 100 euro, raga, da spendere su Temu, mi hanno mandato un link speciale per aprire l'applicazione con dei prodotti da scegliere, con tre sezioni, e potevo scegliere prodotti in tre sezioni, insomma. Cose bellissime, anche se in una sezione c'erano tantissimi cover di iPad, ma pieno pieno pieno, tipo 100 prodotti, 90 cover iPad e 10 altri prodotti, quindi ho dovuto scegliere gli altri, non so perché. Invece dalle altre due sezioni ho scelto tante cose, poi vedrete, molto carine anche per la casa, per la decorazione dell'agenda, eccetera eccetera. Quindi prossimamente, adesso stiamo ancora in contatto con l'email, devono verificare tutti i prodotti che ho scelto e poi me li manderanno. Sono 14 prodotti che ha fatto quasi 100 euro, praticamente mi era rimasto 4 euro, 95-80, roba così, e quindi sono emozionatissimo, raga, ho avuto una collaborazione con Temu, forse hanno visto il mio video in cui dicevo che non ordinavo più da Temu, e si sono spaventati e mi hanno mandato la collaborazione, quindi vediamo un po', vi aggiornerò su questa cosa, e volevo dirvela perché ci tengo tanto, e grazie a voi, perché siete voi che mi guardate, mi mandate i video, mi fate girare su YouTube, insomma, con i vostri like, con i vostri commenti, sono importantissimi, e quindi grazie a voi se faccio queste collaborazioni. E quando l'ho letta oggi, un po' subito terrorizzato che fosse di nuovo un attacco, invece dopo ho capito che era una collaborazione vera. Adesso ho fatto l'ordine, stanno verificando e poi verrà spedito, e quindi ci tenevo a dirvi sta cosa, raga. Bene, quindi sì, sono quasi le 8, io continuo a stirare così mi tolgo di questa roba da mezzo. E per quanto riguarda il robottino, ho trovato il robottino, poi vi farò sapere quando arriverà tutto quanto. Per me cos'era importante? Intanto non spendere un patrimonio, perché il bimbi, sappiamo, io sono da solo, al massimo cucino per due, quando viene mio amico, oppure quando viene qualcuno a trovarmi, insomma, va benissimo. L'ho trovato, poi vi dirò.
Per me era importante che cucinavo, ovviamente, che faceva gli impasti, perché io voglio fare pizza, pane, torte, quelle senza zucchero, con ingredienti buoni, quindi aspettiamoci un inverno super per quanto riguarda le ricettine, soprattutto quando sono a casa, nelle domeniche, nei miei giorni liberi, insomma. E quindi tante novità. Poi, niente, a questo punto vi devo salutare, grazie per essere stati qui in Premiere, ciao a tutte, vi auguro una buona notte se siete qui in live che mi guardate, se no un buongiorno se mi guardate domani mattina a colazione, tante lo fanno. Vi mando un abbraccio forte, vi ringrazio tanto, domani passerò una giornata con i miei amici, poi aprirò un altro vlog, ovviamente quello del giovedì sera, ma domani sera vi ricordo lo svuota spesa, quindi vi mando un abbraccio forte, un bacio. Vi voglio bene, ve lo dico sempre, Paolini, Paolina, lasciate un like, un commento e condividete il video, aiutatemi a farmi girare tantissimo. Vi voglio bene, vi voglio bene, vi voglio bene. Ciao, buonanotte!